Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo ancora nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Vediamo un brano bellissimo degli 883, Come mai? Cantare in Libertà. Bene ragazzi, questa canzone è in tonalità di Fa maggiore, l'originale, però per semplificare la faremo in Do maggiore, quindi partendo dall'accordo di Do maggiore che conosciamo bene, questi sono i due tasti neri, prima c'è il Do, la nota di Do, Do, Mi, Sol, forma proprio il Do maggiore. E ci saranno quattro accordi all'inizio che sono Do maggiore, La minore, quindi Do, Si, La. La Do Mi forma il La minore, andando ancora indietro, Sol e Fa, Fa maggiore, Fa la Do, e poi accanto c'è il Sol maggiore, Sol, Si, Re. E la strofa, ve la ricordate bene, fa così. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me. Ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Poi si ripete la strofa, poi c'è una seconda parte dove ripete sempre gli stessi accordi con un'aggiunta del Re minore. Quindi se questo è Do, accanto abbiamo Re, Fa, La insieme formano proprio il Re minore e farà così. E poi all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra, una razionalità, ma va bene pur che serva qua per far. Quindi la prima volta, alternando prima fa e do, mette il sol per quattro battute, poi la seconda volta mette due volte re minore e due volte sol. E arriviamo al ritornello, dove gli accordi restano uguali, solo che si alternano in modo diverso. Partiamo dal do maggiore. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti. Ad aspettare te, dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Poi la canzone si ripete sempre allo stesso modo e gli accordi restano invariati. Bene, anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio come sempre in descrizione la diteggiatura per entrambe le mani e poi dei link su dove trovare puntate dedicate proprio agli accordi per il pianoforte e in più il link su dove trovate il testo con gli accordi di questa canzone. Ciao, alla prossima!